E oggi avremo anche tra gli ospiti, insomma, un eccellente musicista salentino che si fa valere in tutto il mondo ed è proprio reduce da una tournée che lo ha visto interprete applaudito, solitamente dicono quelli che sanno parlare bene, in America. Pinelli, bentornato tra noi, Dario! Grazie, È giusto per un grazie. saluto iniziale, poi ne parleremo abbondantemente. Il direttore generale, l'ingegner Monteleone. Questa azienda è stata realizzata appositamente per costruire questo Per rigassificatore. costruirlo e poi esercirlo quando Sarà in sarà, costruzione, quando sarà operativo. quando sarà operativo. E questo corso della trasmissione, le immagini che riesce a fare questo mostro della caricatura, questo è per l'ingegnere? Certo. L'ingegnere Monteleone, Sì. guarda, è fortissimo. Facciamolo vedere, dai, così lo facciamo vedere in anteprima. Allora, potete fare un primo piano, guardate quanto è bello, perché da così, da questa parte? Sì, eccolo qua. Adesso, Diciamola beh, tutta. gabbia di matti, perché noi siamo una gabbia di E oggi matti. forse è proprio con. No, vabbè, ma questo è sempre, fosse oggi soltanto. Per esempio, come ho detto prima, io ho alcuni iter che seguo per impostare. Avevi Amico un'ottima talpa, Dario. ma se rende conto, no, non è giù. E che stai facendo là? Oh, È un che? È personaggio. un personaggio, vabbè, dai, speriamo che sia un personaggio. Bene, allora, è rimasto molto soddisfatto l'ingegnere. La salentinità. Perché quando artisti come loro vanno, tra virgolette, non usiamo insomma termini faraonici e con molta enfasi, ma insomma vanno un pochino anche a, non dico conquistare, ma a far valere la loro capacità all'estero è sempre un bel passaggio. Ecco, qui vediamo alcuni brani, proprio alcune fasi Sì, del. questo è Walter Clerici dell'Hot Club di Copenaghen, che non è una cosa ambigua, è uno dei massimi jazz club che abbiamo in Europa. In Lui è il Europa. direttore ed è il mio chitarrista ritmico, nonché cantante della E qui invece formazione. vediamo Dario Pinelli nella sua esecuzione, lui è un eccezionale. Loro fanno un tipo di jazz che io ho avuto il piacere di presentare in una trasmissione finalmente sabato andata malissimo, dal punto di vista Spero solo. non per colpa nostra. No, no, è andata malissimo, lo spieghiamo. Beh, dal punto di vista di audio, perché ci fu veramente un disastro d'audio. E fu proprio la prima di Finalmente Sabato, poi abbiamo migliorato, naturalmente abbiamo perfezionato. E la cosa che mi dà molto fastidio è che avevamo questo trio di jazzisti che che tipo di jazz fate voi? Noi facciamo Gypsy Jazz. Oh, Gypsy Jazz, che si rifà proprio al famoso Django Reinhardt, Sì. cioè il grande jazzista che aveva Origini avuto zingare, Zingare, grave. Gypsy e Zingaro. E che hanno quel modo di suonare, insomma, tanto per intenderci, i Gypsy King, no? Chi ha quella sonorità, ma Sì, molto diversa, molto quello è diversa. Ecco, più flamenco, diciamo. I Gypsy King bravissimo. sono più spagnoli, noi Voi siamo fate più jazz. europei. Sì, noi siamo più dell'est, diciamo. Le sonorità balcaniche. Sonorità balcaniche misto a jazz, diciamo che il nostro è swing, è Certo, swing e certo. noi precisamente stiamo portando in giro, allora ovviamente non è la prima volta Vedete, che. qui anche sempre scorrono le immagini meravigliose quando insomma si ha il nome sul cartellone di questi grandi locali. Questo che locale è, per esempio? Questo è il famosissimo Johnny D's di Boston, Johnny è Dees il di più Boston. antico locale d'America, è il più antico locale musicale d'America. Insomma, dai, Ed è una grande, tra l'altro grande onore. gestito da una famiglia di origini italiane, la famiglia Tanto per cambiare. Dell'Ellis. Noi siamo a tutti. Sì, Benellis? Ah, Dell'Ellis, Dell'Ellis, è di credo sia Annine. napoletana, credo. Immaginatevi Sì. un attimino. Oh, però oggi te la sei cavata, sei venuto senza La strumenti, insomma. prossima volta Eh porteremo. no, dai, qualche cosa bisogna pure sentirla. C'è anche sonoro qui in Certo, questo. Ah, sì. sì, c'è anche sonoro? Allora, se c'è sonoro, sentiamolo un attimo, ma proprio giusto io mi rivolgo alla regia, che sono loro i maghi della tecnica. Vediamo se riusciamo anche a sentire che cosa stanno facendo. Thank you.
concerto finale sarebbe quello dell'ultima serata. L'ultima serata. Sentite l'ovazione, sentite l'ovazione. Avete sentito anche proprio giusta appunto una frase musicale, neanche. Il Boston Globe, che è un giornale, una testata grossissima in America, ci ha dedicato la prima pagina che era quella che si è vista come ultima immagine. Quindi sì, poi è fatto bene, questo video è fatto bene. È costruito bene, sembrava veramente, sai, quei momenti dei film dove appunto si deve dare risalto all'avvenimento, che si vedono le testate giornalistiche che si affollano, no, sullo schermo. Gianfranco, fatto bene, fatto bene. La mia forza è quella di conoscere persone meravigliose, di avere tra cui una persona meravigliosa sei anche tu, no, e io sono veramente io. Onorato di essere per la seconda volta ospite, per la terza anzi volta, sì, ospite di un tuo programma. No, non è mai troppo. Voi ti ringrazio. No, io devo assolutamente, sono dovuti e li faccio con i piacere. No? Perché, sì, certo. I ringraziamenti a Paolo Piccione, che è quello che disegna le nostre copertine, oltre ad essere un personaggio in Italia importante. Molto importante. Poi quando vengo da te, Paolo, diciamo, sì, per chi disegni, insomma, ecco, giusto per dare il giusto peso alle persone che transitano da questa trasmissione. Poi le copertine sarebbero queste, no? Sì, poi la inquadriamo, sì. Sarebbe uno dei CD, sì, pubblicati dal CD gruppo. L'ultimo CD prodotto da Roberto Pirante. Ah, questo Pirante, qua è proprio l'ultimo? Sì, ecco, sì, questo perfetto. È l'ultimo CD. Vabbè, dai, se possiamo, ecco, allora, quindi il CD... Vede le cose, eccolo, è come questo si vede. È americana, quindi. È americana. Però americana, sì, è sì, vero. Americana. Ma di uno Stato americano che poi è stato l'ultimo Stato ad entrare, certo, nella costellazione, grazie tante ragazzi, siete favolosi, la velocità. È stato l'ultimo Stato ad entrare nella costellazione, come 50° Stato, pensate, immaginate. Cioè, stiamo seduti un giorno, abbiamo detto, ma quale parte dell'America c'è più... non voglio dire esigenza, però dove c'è più cultura di jazz. Più cultura di jazz. Più appassionati. Sì. Allora, è tappa. Dove costa di meno la benzina, abbiamo detto. Dove costa di meno la benzina? Dato una storia ed una tradizione jazz anche in Europa, perché altrimenti noi non abbiamo grosse, non abbiamo inventato, non abbiamo jazz, radici, ecco. Invece dobbiamo ricordare, io lo ricordo sempre, che il gypsy jazz o lo swing è addirittura precedente al bebop, certo. Perché lo swing è nato, il gypsy jazz è nato intorno agli anni 30, il bebop è nato negli anni 50, che poi gli americani avessero molti più esponenti, molti più geni sicuramente e molti più mezzi finanziari per poterlo far diventare una forma di musica, certo, accettata, certo, dal più, diciamo, ecco, dalla massa. Ecco, però diciamo, noi dobbiamo essere molto grati a Django perché ci ha dato la possibilità di avere una cultura ed una storia jazz. Detto questo, noi siamo arrivati negli Stati Uniti dove abbiamo trovato una situazione, già il gypsy jazz era comunque conosciuto. Era conosciuto per sommi capi. Noi abbiamo voluto rischiare, tra virgolette, portando un prodotto che era sì gypsy jazz, era swing, ma era leggermente contaminato generalmente nella musica, un po' un'accezione negativa, però nella fattispecie volevamo aggiungere, senza intaccare la purezza del genere, un po' di nostra tradizione. Quindi abbiamo aggiunto dello swing da Natalino 8. A mia, oh 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 oh.